Grazie. Ecco, e buon appetito. Questa è la preparazione, sì, del cassone, sì. Quella lì, e quella là è la cottura della piada. La classica, la più venduta, è la crudo e squacquerone, la piada, la classica. E poi dopo ci sono tutte le varianti che uno fa come più le piace. È la tua firma quella? No, cotto e fumo. Ah. Se no ci dimentichiamo come sono fatti. Da dopo dipende il, diciamo, gli ingredienti che uno ci mette dentro. Cioè, io ad esempio ci metto anche del miele, c'è chi ci mette lo zucchero, c'è chi ci mette il latte, c'è chi ci mette per togliere l'acidità. Dov'è il trucco della piadina? È metterci tanto amore. Metterci tanto amore. Finché tu lo fai con amore viene un'ottima piadina, ma tu lo fai tanto per. Non ci non siamo. Non è più buono, o è troppo salato, o è troppa grassa. Dal 1980 che facciamo piadine qua. L'abbiamo ingrandito perché prima era sulla strada, adesso ci siamo un po' allargati. Ha fatto i marciapiedi nuovi. Quando ho iniziato io avevamo i marciapiedi di sabbia ancora. Ma secondo me sono i tipi che ci hanno formato prima. Non stanno facendo quella cosa per cecchino architetto. Sì, quelli che ci parlavano della storia della piadina, che volevano delle informazioni. Sì, vabbè, ma dai. Che cosa assurda. Ma non sai, ma come sono io. Per favore? Sì, sì. È un crocione.